Avevo Loredana Bertè, l'ho vista, ho fatto. E lei che mi ha detto: tu sei Clara! A volte ci fa paura, no? La nostra stessa fragilità, o invece, cioè, alla fine è figo averle, cioè, è normalissimo. Clara, benvenuta su Ciao. Today. Da Sanremo Giovani all'Ariston in gara con i Big, questi ultimi 2 mesi sono stati incredibili. Incredibile, ma direi tutto quest'anno. Mi si è stravolta la vita e sono felicissima. Com'è stare qui a Sanremo, vivere questo sogno? Immagino che sarà un sogno. Qual è la cosa che ti lascia più senza parole di questa esperienza? Ma tutto il vortice in cui si entra è assurdo. Io mi chiedevo sempre, no, chissà come Sanremo, no? Quindi lo vedo alla TV, dietro le quinte, cosa fanno gli artisti, cosa fanno i giornalisti. È un vortice, l'ha detto anche mia mamma prima, cioè proprio, è bellissimo. Sarà che è la prima volta, ma me la sto proprio, non vedo lati negativi, proprio bellissimo. Quindi stai sentendo tua mamma per scaricare l'ansia? Sì, no, io le scrivo, le racconto, no? Anche perché ovviamente pensa, è come se è un'esperienza che vedi con la tua famiglia o comunque che sogna, allora gliela vuoi spiegare se la vivi dal vivo, no? Quindi dico, mamma, ma sai che in realtà è un botto di interviste durante il giorno, poi la devo spiegare, vedere sui social, però sì, no, dico tutto a lei. La tua canzone si chiama Diamanti Grezzi. È così che ti senti, un diamante grezzo? Ho proprio scelto di dare questa immagine a tutti noi, in realtà. Io mi ci rivedevo tantissimo perché il diamante perfetto, il diamante grezzo invece è in continua lavorazione, lo puoi migliorare, ma sempre il diamante grezzo resta e penso che sia la cosa più bella. E l'ho capito crescendo, lo sto capendo adesso. Accettarsi forse è la cosa più difficile, ma alla fine è quello che conta, no? Nel rapporto con noi stessi e con gli altri. In questa generazione tu sei giovanissima, ti Sì, chiedo l'età perché mi permetto, perché tu 24. hai 24 anni, i tuoi coetanei, questo discorso delle fragilità forse troppo spesso lo soffrono un po'. Ma sì, io penso in generale che a volte ci fa paura, no? La nostra stessa fragilità, o fa paura anche parlarne con gli altri o condividerle. E invece, cioè, alla fine è figo averle, cioè è normalissimo star male, è normalissimo non accettarsi a volte, avere delle giornate no. E come dico nella canzone, con altre parole, però siamo tutti sulla stessa barca alla fine, Qual è la tua fragilità più grande? no? Ma io sono molto sensibile. E questo può essere una cosa positiva perché ti fa molto empatizzare con l'altro, però alle volte la sensibilità gioca brutti scherzi anche verso noi stessi. E poi a volte sono molto autocritica, sono stata soprattutto in passato, e adesso sto migliorando, crescendo spero di migliorare ancora di più, non si può mai smettere. Mia mamma dice sempre che non sei mai abbastanza vecchia, si cresce ogni giorno e quindi anche io lo penso che non arrivi mai a essere come vuoi, alla fine è tutto un gioco la vita, nel senso ogni giorno ci scopriamo e va bene così. Sanremo è un'arma a doppio taglio perché da una parte potrebbe farti superare questo scoglio dell'autocritica, dall'altra ti potrebbe un po' pesare perché poi sei sul palco più importante. Ora non Però voglio io, aumentarti l'ansia, però. no, hai ragione, però proprio ti dico, è proprio un onore per me essere qua e la cerco di vivere, la sto vivendo proprio a mille. Anche ieri le prove per me sono state, cioè è stata una magia, ma anche verso me stessa, qui anche, cioè, quando sono scesa dal palco dopo le prove, un'adrenalina del genere io non l'ho mai provata, è stata una botta. Quindi no, autocritica questa volta spero di no. Ovviamente cerco sempre di fare il mio meglio, come tutti noi, no? Però ci metto anima e cuore, quindi Certo. lo so. Qui a Sanremo ti farai conoscere come Clara, Sì. il pubblico di Mare Fuori ti conosce come Crazy J, ma quella attoriale è una strada a cui hai pensato? Ma più che ci ho pensato, in realtà è arrivata con la musica. Io avevo pochi ascoltatori mensili su Spotify, concretamente parlando, però la fortuna è che tra quelli c'era Ivan Silvestrini, che è il regista di Mare Fuori. E mi aveva scritto su direct su Instagram: ascolta le tue canzoni, ti va di scrivere due canzoni per questo personaggio e provare a interpretarlo? Quindi ho fatto l'audizione. Io comunque nella recitazione non so niente, non sapevo niente e sono andata a Roma e mi sono buttata. Anche questo ho imparato quest'anno, comunque a buttarsi. Prima mi limitavo un po' da sola nelle cose, invece buttarsi, provare, come va, va. Anche adesso per il Sanremo, per quello ti dico, non sono autocritica perché cioè, voglio buttarmi, l'ho imparato quest'anno ed è forse la cosa che si impara crescendo, penso. E lì mi sono buttata, quindi poi è nata Crazy J, che è una pazza, però Mare Fuori mi ha dato tanto, è stato sicuramente un trampolino di lancio per la mia musica e come dico, ogni intervista sono, ringrazio sempre, dice sempre basta ringraziarmi, però ringrazio sempre Ivan Silvestrini perché...
ha dato tanto, crede molto in me e c'è stato anche in momenti magari meno felici, ecco. Tu sei tra le più giovani in gara, c'è tra i veterani qualcuno che è il tuo idolo? No, allora, per il presupposto che mia mamma ha un amore sconfinato per Loredana Bertè e ieri, prima del green carpet, eravamo in van, io, mio marrone, Annalisa e vicino a me avevo Loredana Bertè e lei, io, ho detto, ho fatto proprio la vista, ho fatto, e lei che mi ha detto, tu sei Clara, svenuta, ho Incredibile. detto no, vabbè, la devo dire a mia mamma, però non ho avuto il coraggio di dirle a mia mamma la tua grande fan, non ce l'ho fatta, non ce l'ho Sei stata fatta, sono professionale. stata una persona che ha fatto sì. Sono io, ridevo alle sue battute, però non ce l'ho fatta. Sì, no, lei mi piace tanto. Da Anche Fiorella. 24enne, come stai vivendo il festival anche fuori dall'Ariston? Bellissimo, bello. Feste, Ma più che le feste, la gente. Cioè, anche se alcune persone un pochino più là con l'età, anche io, anche Chiara, comunque divertente, no? Che magari non ti conoscono, ma è proprio bello, cioè c'è un'energia bella. Secondo me sei un po' in una bolla. Poi dopo questa settimana magari ne riesci, però è proprio una bolla in cui ti fai globare, bellissimo. Un'ultima domanda, dopo Sanremo avrai sicuramente dei progetti musicali e come vedi la tua vita? Perché Sanremo è un bel trampolino di lancio. Ma io cercherò di restare sempre come sono, però avrò il mio primo tour e sul mio primo album settimana prossima. È il mio primo Sanremo, quindi come dicevo prima, è un anno di prime volte e voglio vivere il mio 100% quest'anno e essere meno autocritica, ecco. Allora, noi te l'auguriamo e ti facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie, viva! Grazie.